Buongiornata a tutti ragazzi e bentornati finalmente dal più grande estimatore, del più grande venduto rosso dei Pokémon. Finalmente oggi torno in video, mi spiace se questa settimana è stata molto molto povera di contenuti, ma sono stato praticamente male quasi tutta la settimana e la voce anche oggi non è proprio al top della sua forma, ma... E ricominciamo con i video che sento un po' meglio rispetto ai scorsi giorni. Sono stati, mannaggia, un inferno. E oggi cosa andiamo a fare su Pokémon Diamante Lucente? Andremo a catturare i Pokémon che vedete qui sotto, ossia Giratina, finalmente. L'avevo dovuto catturare un bel po' di tempo fa, ma sapete com'è, la procrastinazione è una brutta malattia. Allora, per catturare Giratina dovete andare per costo 214 sotto Rupevoli, quindi non potete sbagliarvi, e passare non per di qua, e non potevate andare in questa location prima perché non avevate Surf e Scalaroccia, e se Storicci fa passare, grazie. Passiamo qua sotto, eccoci qua, Sentiero Fonte. Se sbaglio, pure passati una volta, la prima volta si è orientati in questo percorso, ma ho voluto assorbire. Fonte saluto. In quest'erba, non so chi si trova, vediamo un po'. Bivalve, va bene. Tossirò spesso, cercherò di tagliare queste parti. Mannaggia, Magnezone è ferito perché sta catturando un po' di Pokémon dei sotterranei per il Pokédex. Anche se molto di te non lo completerò, ma... Com'è? E ora usiamo dei superpotenti che già mi sono stufato abbastanza. Allora, usiamo Scalaroccia qui. Vai, Bibel. Perfetto. Vediamo un po' qua sopra cosa c'è. Ovviamente dobbiamo passare di sotto, ma voglio darti idee. Ah, posso passare anche di qua, perfetto, se no... Se volete usate Surf, non è che cambia poi molto. Eccoci qui, nella grotta ritorno, la dimora di Giratina. Allora, dovete utilizzare i Pokécron. No! Mannaggia! Ho skippato l'applicazione usando la vostra Scacciabruma, che purtroppo non ha shortcut, quindi dovete per forza usare a mano. Usate Scacciabruma. Passa tre pilastri alla soglia del sonno prima di superare i 30. Che vuol dire? Andando in queste stanze si genera una stanza con cose random, in questo caso delle rocce. Allora, per entrare nella stanza di Giratina dobbiamo passare in queste stanze che avranno tre pilastri, cioè dobbiamo trovare tre stanze che abbiano un pilastro al centro. Se no, superate 30 porte e non lo troviamo, torniamo all'ingresso e dovremo rifare tutto da capo. Ah, in questo caso ci sta andando decisamente male perché stiamo trovando solo pareti stanze piene di rocce. Non penso sia importante dove andiate, dovete semplicemente avere fortuna, molta fortuna. Però qua sopra niente, perfetto. Però qui se lo so, un po' palloso come metodo, ma se la dovremmo fare forse. Tra l'altro, se hanno messo questo limite dei 30 porte, un motivo ci sa. Intanto tocco i Pokémon. Ah, ok, pensavo di essere tornato per sbagliare l'ingresso. Poi proviamo a usare qui. Spero di non metterci molto. Ah, tra l'altro, devo informare di una cosa. Si può ottenere un altro Giratina e al Ramanas Park, ossia al Parco Sorgosa, quello dove si prende i leggendari. Ed è in una forma che vedremo fra poco, quindi tranquilli. E ovviamente sempre se lo trovo Giratina, perché quanto mai sta andando malissimo, non riesco a trovare
una singola stanza con un pilastro. O niente. Quanto male mi sta andando. Oh, finalmente uno. 1, 18. Rimango 18 stanze da cercare e esplorare, quindi. Proviamo qui. Niente. Qui sopra. Se ce l'ho fatta. Se ci manca 18 stanze, spera di non metterci lo stesso tempo per arrivare a quella. Perché se no, non siamo messi molto bene. Ricominciare da capo non è che mi vada tanto. Qua c'è praticamente spasso a caso. Ecco, e qui un altro. 2. Ah, ne manco 22? Ah, forse è con te cinque quelle già viste. Oddio, ne mancano 8. Manca 8, mannaggia. Spero trovarne una. Non lo so se salvando. Potete resettare per riprovare. Ci provo, tanto non mi costa nulla. Ok, andiamo qua sopra. Proviamo qui. Niente. Se vado invece qua giù, provate più con piacere possibili. Questo è il mio consiglio, cioè andate, provate a fare un giro orario tra le stanze. O anti-orario, insomma un ordine. E molto probabilmente perderò male. Niente. E andare di qua. Magari ci va bene. Aspettate. Ah sì, ah, ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti, perfetto. Passate pilastri a soglie del sonno prima di superare. Ah no. Siamo tornati all'ingresso. Altro che riusciti. Adesso voglio provare un attimo non dovrebbe essere cambiato nulla quando abbiamo settato, quindi ci mancano ancora 8 stanze da esplorare per trovare il pilastro. Quindi sì, se volete potete settare. Anche se ho paura di risbagliare. Mannaggia! Drift. Ah. Ci fai cominciare a capo? Perché? Vabbè, senti, le faccio prima a ricominciare tutto da capo. Ne ho trovati 3? Di già? 3, 5. E andando alla prossima stanza. Eccolo qui. Wow, in pochissimo tempo ho trovato 3, wow, però ho fatto un montaggio veloce per far vedere. Mettiamo Meta John davanti, salviamo e finalmente stiamo al cospetto di Giratina. Eccolo qui. Ecco qui, in tutta la sua bellezza, la sua forma originale. Allora, utilizziamo Tononda, ovviamente. O scudo. Iniziamo bene. Iniziamo molto bene. Chiatina è livello 70, quindi siamo a un buon livello. Manco tanto, penso peggio. Tononda. Ok, adesso in poi lo indeboliamo, vabbè, tanto la sapete tutti come va la cosa. So che avrei potuto lanciare una Velox Ball, mannaggia. Ok, Gandalf si fa. Allora, non dovrebbe buttarlo giù il prossimo, quindi vado tranquillo. Almeno spero, non vada giù. Metagiorno, non farmi brutti colpi alle spalle perché non mi va di resettare. Metagiorno. Ok, bravo. Bravissimo.
Vabbè, non c'è nemmeno il sorriso. Se usa oscuro tuffo e puoi lanciare una Pokéball, essa non funziona. E adesso Squirtle, Squirtle, Time è brutta, brutta, brutta. Fino a catturarlo. E ora c'è la Mega Ball perché Drift. Preso! Penso con la Utaball per sbaglio, perfetto, finalmente. Mamma mia, durata 10 minuti. Questa volta forse il mio... Come si dice? Non record per catturare leggendario, Kiratina. Va bene. Questo è il luogo in cui si sovrappongono due mondi. Quello dove riluce la vita e quello dove la vita è svanita. Allora, diamo un'occhiata a Giratina. Intanto sì, qua ci sono vari Pokémon che stavo prendendo. Giratina. Vediamo un po' la natura ardita, ossia neutra. Oscuro tuffo, mal comune, e Forza Sfera e Dragattigli. Adesso non abbiamo ancora finito in questa grotta perché andando in... andando in... non mi ricordo. Qui sopra. Allora ragazzi, mi scuso perché ho detto varie cavolate sul conto di Giratina, ossia il Giratina che abbiamo catturato adesso nella grotta di Tordo è la forma alterata, perché la sua forma originale era il mondo distorto, quello di Pokémon Platino per intenderci. Solo che in questi giochi non c'è il mondo distorto. Per ottenere il Giratina forma origine, dovete sconfiggerlo nella Ramada Sparkos e Parco Rosa Rugosa. Poi, vabbè, lo sfideremo anche in video, ma ve lo spiego. Dovete sfidare la sua forma origine e dopo averlo catturato sconfitto, ci sarà uno strumento che sarà la Grigiosfera. Se darete la Grigiosfera alla forma alterata di Giratina, si trasformerà nella forma origine. E questo è tutto quello che c'è da dire su Giratina. Mi scuso per farci ho detto in video, a volte mi confondo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Ne ossia hanno vientati dove andremo a catturare i vari leggendari. Quindi Amon Spark e quelli normali penso siano finiti. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Seguite tutti i social, trovate qua sotto in descrizione, in particolare Discord, Instagram e Twitch, dove stasera alle 21 sfiderò Davidiccio con il mio team, quel corso di tutti, quello con cui siamo entrati a Sala d'Onore, quindi siateci. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!